Anche il Consiglio regionale prende una posizione circa la paventata possibilità di chiusura della Corte d'Appello di Campobasso. Oggi infatti a Palazzo Moffa è approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente della Regione e la Giunta a porre in essere ogni intervento utile nei riguardi del Governo centrale, del Ministero della Giustizia, del CSM, delle Commissioni di Giustizia del Senato e della Camera per scongiurare la soppressione del Tribunale che penalizzerebbe ulteriormente un territorio, quello molisano, già colpito da altri tagli. La chiusura della Corte d'Appello, così come la eliminazione di numerosi altri uffici ed enti, causerebbe un danno irreparabile per l'economia locale, minando l'autonomia regionale. Una posizione dunque unitaria e determinata per contrastare progetti altamente deleteri per l'intera comunità molisana. All'attenzione del Consiglio poi la normativa legata all'attuazione del diritto allo studio universitario, in sintonia con le disposizioni contenute nella legge statale numero 390 del 1991. Alla base della riforma proposta l'efficientamento della normativa a fronte della cosiddetta spending review attraverso la riduzione degli sprechi, la riorganizzazione delle attività e delle istituzioni pubbliche esistenti ed il riordino dei confini dell'intervento pubblico. Altra novità riguarderebbe la concessione da parte della Regione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale e i servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi all'estero, stage e tirocini nella propria Regione o fuori paese. Al vaglio inoltre il miglioramento dei servizi a favore degli studenti disabili e diversamente abili e l'abolizione delle indennità di carica previste per gli amministratori ESU.